Sembra quasi star con voi. Non male. Amiche e amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione. E oggi abbiamo qui il Warrior, classe Warrior del Reed Optimus Prime. Ebbene, premetto che questo modello l'ho sempre odiato vedendolo in foto e ammetto di averlo preso giusto per insultarlo in video. E invece si è rivelato un modellino con delle buone qualità. Alcune buone qualità. Perché se vediamo la modalità veicolare, in realtà la parte anteriore è molto carina, molto ben sculpita, molto ben colorata anche, con addirittura quattro fanali colorati, la griglia, il vetro che non sarà il petto del robot ma è colorato comunque bene, e anche i tubi di scappamento sono molto buoni. Anzi, potrei anche arrivare a giudicare buono anche la colorazione del cassone, che in questo modello è comprensivo, del robot, è parte integrante del robot. Ecco, l'italiano questo sconosciuto. Il problema nasce quando si guarda dall'alto il modello, che sono praticamente le gambe e il bacino del robot senza alcun tipo di disguise. Ed è questo quello che mi fa più arrabbiare di questi modelli recenti. Non parlo solo di questo modello, ma in generale sembra che si dia molto più risalto all'aspetto del robot e basta, senza considerare troppo quella che è la modalità alternativa e il suo disguise. Voglio dire, e perdonatemi se divago un attimino, negli anni 80, al lancio del brand, quando il brand fece il suo grandissimo scalpore, giustamente, avevamo questo tipo di robot che aveva delle parti robotiche, sì, ma ben integrate nel veicolo. Ovvero si capiva benissimo che questo robot diventava un veicolo, dato che c'erano ruote, il muso dell'auto bene in vista, le portiere, e queste gambe non erano il massimo per un robot. Però dato che allora come oggi la serie aveva come sottotitolo Robot in Disguise, le macchine non facevano trasparire parti robotiche, almeno non all'apparenza. Se si guardavano più o meno in qualunque lato, le macchine erano dei modelli di macchina. Questo non è un modello di camion. Però, vabbè, andiamo avanti. Abbiamo l'arma integrata, che copre un pochettino lo spazio in mezzo alle gambe, però è sempre un'ascia in mezzo delle gambe, non prendiamoci in giro, dai. Per il resto il camion rolla bene e basta. Dato che in teoria il bambino lo impugna così, non si vede che sono due gambe. Andiamo questa come giustificazione, però vabbè, dai. Passiamo alla trasformazione senza insultare troppo questa modalità, che vabbè, lascia il tempo che trova. Le fiancate si sganciano e vanno a completare le gambe rendendole un po' più massicce da una parte e dall'altra. Le gambe si staccano e si ruota il bacino, e qui vediamo che qua sotto c'è il petto del robot, che è un finto. Le braccia si separano e si portano in basso, in questo modo, così. Facciamo uscire la testa, portiamo in basso gli avambracci,
così, e infine pieghiamo in avanti queste porzioni a formare le spalliere. Ed ecco qua il nostro Optimus Prime. E devo dire che questa modalità robotica non mi dispiace. Non mi dispiace, a parte questi pugni incassati nella parte frontale del veicolo, che non vedo molto bene. Ma fortunatamente, grazie a una piccolissima modifica, queste parti ora le posso portare indietro. Il keyball rimane, chiaramente, però almeno le mani sono libere. E visto come sono state scolpite anche da questa parte, e vista la facilità con la quale ho modificato questa parte, tra poco vi spiegherò come, secondo me inizialmente il modello era stato pensato per essere così. Però comunque, può impugnare la sua ascia. Ed eccolo qua. Come modello visivamente non mi dispiace affatto, molto buono. Anche il keyboard qua dietro non è esageratamente voluminoso, per cui mi va bene, molto carino. Persino qua sopra le spalle ci sono dei dettagli scolpiti, dato che sarebbe la parte esterna della cabina. Un deficit un pochettino di articolazioni sulle spalle, data la trasformazione, ovvero non può portare il braccio all'esterno senza piegare anche la spalla. Però per il resto il braccio può ruotare di 360 gradi, e anche l'avambraccio, dato che il gomito è su ball joint. La testa può ruotare, doppia articolazione qui sulle anche, avanti e indietro, può ruotare qui sotto le ginocchia, sopra le ginocchia, scusate, il ginocchio che si piega di 90 gradi e buona. Quindi, lasciatemi spiegare molto molto brevemente come modificare i pugni. È una modifica che ho visto in un video di un recensore americano, per cui crediti vanno a lui. Comunque basta sganciare la ruota e tenete la ruota se non parte e la perdete. A me è successo, infatti questa sarebbe la ruota di una gamba e qui c'è un buco dato che l'ho sostituita, però va bene così. Qui c'era una piccola vite. Basta togliere la vite, questo pezzo viene via molto facilmente, e questo anello qui, vedete come in questo punto fa un piccolo scalino. Ecco, c'era lo stesso scalino anche da questa parte. Basta tagliare, limare o seghettare questa parte in modo da farla diventare uniforme fino a fine corsa, insomma, e il pezzo è libero di scorrere. Spero che abbiate visto abbastanza, nel caso potete chiedere chiarimenti nei commenti. Lo si riassembla semplicemente incastrandolo e il pezzo è libero di scorrere in avanti e indietro. Tra l'altro blocca anche in questo punto, per cui sembra proprio che sia stato fatto per essere così. Comunque, il modello in sé non è male, vi sconsiglio di spenderci troppo perché è veramente piccolino. Veramente piccolino. Questo è un Voyager, ok, però è veramente troppo minuto per essere, anche per essere un Warrior. Cioè gli arriva giusto giusto a... vabbè, avete capito dove gli arriva. E niente, dicevo, non spendeteci troppo, però se riuscite a trovarlo qui in Italia, per ora non sono ancora arrivati ma non si sa mai, se riuscite a trovarlo non è un bruttissimo acquisto. Detto questo, vi invito come al solito a visitare autorobot.it e noi ci sentiamo alla prossima video recensione.
Ciao ragazzi.